Un bello spavento. Adesso per fortuna sono stati bravi, hanno risolto velocemente e via. Mattinata movimentata per alcuni residenti di via Brigata Messina nel quartiere di Centinarola a Fano. Ieri mattina, domenica 21 luglio, intorno alle ore 5, una tubatura dell'acqua è improvvisamente saltata dal sottosuolo, come mostrano queste immagini girate dai cittadini. Un grande allagamento, la via è tutta inondata, di vicino la cantina allagata. E poi abbiamo chiamato i vigili e i carabinieri. E l'acqua che è fuoriuscita dal terreno era anche abbondante. Sì, per fortuna non avevo la macchina lì davanti, che sennò era affondata. Di solito parcheggio lì. Per me è andata bene, vicino un po' meno. Poi tutto avvicinato, scombussolato, perché sai, un fiume di acqua non è una cosa normale. Un vero e proprio getto d'acqua che ha allagato la via in poco tempo e ha creato non pochi danni ad alcuni abitanti, come l'allagamento di scantinati e garage, dove l'acqua ha rovinato del materiale da lavoro. La tanta acqua che si è riversata su via Brigata Messina non è riuscita a defluire nelle caditoie presenti. Si è allagato tutto, le caditoie sono anni e anni che al comune glielo diciamo che non funzionano, sono strutturalmente vecchie e hanno bisogno di essere rimodernate, però fanno finta di non sentirci. Oramai è 15 anni che glielo dico, ce ne sono due qui che non funzionano, qui era un lago, perché ogni volta che piove fa quelle bombe d'acqua e qui è sempre tutto allagato. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra di 9 persone formata dagli uomini di ASET insieme a una ditta incaricata del territorio per sistemare il guasto. La prontezza dell'intervento ha fatto sì che il problema sia stato risolto nell'arco di 3 ore, ovvero intorno alle ore 8 del mattino. Il personale ha prontamente provveduto al taglio di una porzione di tubo, sostituendo la parte danneggiata, una condotta in ghisa grigia del diametro di 250 mm per una lunghezza totale di circa 3-4 metri. La rottura del tubo, si legge nella nota di ASET, è in tutta probabilità dipesa dalla siccità. La mancanza di piogge, prosegue il comunicato, fa sì che il terreno si presenti particolarmente secco, con conseguenti movimenti sotterranei che finiscono per incidere anche sull'integrità dei tubi dell'acquedotto.